Ciao Elodie, allora, le tue sensazioni al Festival di Sanremo rispetto al precedente, quali sono? Come sono le tue emozioni? Cosa ci racconti? Adesso sono più centrata, sono più grande, però sono anche più umana, quindi anche magari più in balia dei miei sentimenti, però così mi sembra più onesto ed è più, non lo so, sembra più viscerale, non so spiegarti. Parliamo di Andromeda, questo bellissimo pezzo che porti in gara, è firmato da Dardust e da Mammut. Sì, è un pezzo a cui sono molto legata e appena l'ho ascoltato ho pensato fosse veramente una bomba atomica. Ho detto, ma che pezzo è? Non ci posso credere. Perché intanto è scritto in base anche alla mia storia, che con Alessandro, oltre ad essere diciamo colleghi, siamo anche molto amici, quindi ha potuto scrivere delle cose che riguardano la mia vita. E Dario è riuscito a mettere dei suoni che raccontano un po' i miei ascolti, quindi è veramente un brano fatto quasi su misura. Stasera sarai in gara nella serata cover con Adesso Tu. Come mai hai scelto proprio questo brano di Eros Ramazzotti? È un brano a cui sono molto legata perché racconta la storia di un ragazzo che viene da un quartiere di periferia che poi diventa Eros Ramazzotti, in questo caso sono due. Però ho la stessa storia e dedica questa canzone alla musica. Mi sembrava bello condividerlo con Yam Ahmad, che sarà il mio ospite, che è un pianista siriano che ha dietro di sé una storia anche molto pesante, e ricordarci che comunque la musica può fare delle cose molto importanti. Il tuo nuovo disco si chiama This is Elodie. Chi è Elodie oggi? Elodie in realtà è quella di ieri, ma è una donna, ed è una donna che ha voglia di testarsi, che non ha paura di provare, che è moderna, che è attuale, che è figlia di incontri di culture, e quindi cerco di fare, il disco è proprio un incontro di suoni, di persone, è un po' come se fosse un po' una festa, non so. E infatti ci sono anche tante collaborazioni da Fabio Fibra, Margherita Vicari, insomma come si sono sviluppate queste collaborazioni? Di solito arrivano dopo il brano, cioè il brano e poi in base alle sonorità e al tipo di testo è bello, ci rifletti, ci vedo bene sul brano, poi così, e poi ci sono le richieste agli artisti. Senti, dopo Sanremo ci saranno due live? Quando parliamo ci saranno due live, uno il 16 aprile a Milano in Santa Maria e l'altro il 18 aprile al Teatro Centrale a Roma.